ragazzi, stanno girando delle frasi, io non capisco perché girano ancora, che io ho detto in un'intervista ad un magazine in questi giorni di presentazione del mio libro, no? Come quella godo nel vedere la mia donna con un altro, vabbè, queste cose che ho detto già anni fa. E poi soprattutto un'altra frase: la fedeltà non è una cosa naturale. Ma perché voi veramente pensate che la fedeltà sia una cosa naturale? Cioè, la infedeltà è un qualcosa che appartiene, come dire, al mondo della natura. Cioè, la natura è l'infedeltà. La natura è una cosa innaturale, è la fedeltà. Cioè, la monogamia è tutta. Poi dopodiché uno può aspirare alla fedeltà. Io soffro perché non sono fedele, per esempio. Cioè, quando mi innamoro di qualcuno, cioè quando ho un sentimento nei confronti di qualcuno, mi è successo qualche volta nella vita, come sapete voi, amici miei. E ci vorrebbe una musica di Chopin in sottofondo, però. No, posso dire le confessioni a cuore aperto del giovane Cruciani. Non sei mai stato giovane, fedele, no, perché niente, ho 54 anni. Fedele sì, certo, fedele a niente, non c'è dubbio. Ho detto, ma certo che fedele a niente, neanche alle idee, a nulla proprio, come a bambinuola. Quello non te lo permetto, Però posso nulla, dirti in base una cosa. Al clima hai cavalcato quel movimento, quell'altro niente, movimento stato molto più coerente mainstream, che sei alleato con i 5 Stelle, puro, che adesso lecchi il culo a Conte mentre quando era con Salvini lo massacravi. Mainstream puro proprio, sempre surfato sugli istinti popolari. Allora bassi, ragazzi, posso dirti una cosa, ma stavo dicendo una cosa molto seria. La fedeltà, cioè, ma figuriamoci, certo, va bene, no, assolutamente no, si può tendere a può capitare di far casino, però voglio dire, se uno è innamorato, le volte in cui, ma che cazzo dici, fosse così semplice, allora dai, su, non rende la cosa così semplice. Ma certo che non è semplice la cosa, però un conto è essere infedeli seriali. Capiterà anche a te, non ti preoccupare, non lo posso, può essere. Natalia si scoperà un altro. Posso darti questo annuncio? Il tema non è questo qua, però. Ma il tema non è questo. Il tema è una ragione. Il tema non è questo. Il tema non è questo. Sarà contenta. Il tema è la vostra. Ma intanto non parliamo di casi personali. Il tema è la vostra serialità. Se dovesse succedere, scoprirete anche meglio. Ti do questa notizia. Il tema è la vostra. Io ho capito che avete delle vite devastate voi due, però non è che tutti hanno delle vite devastate. Sì, ho capito. Avete delle famiglie sfasciate, va bene. Vabbè, allora ho avuto la fortuna quello di costruire quasi matrimoni anche. No, io però quanti matrimoni hai ricostruito tu? Sì, ma io non è che ho fatto. Io almeno però ho ricostruito un'altra famiglia. Ho costruito un'altra famiglia e ho fatto tanti figli e viva. Perché ho questa vocazione qua. Ma non è che dico che tutti voi dovete fare la stessa cosa che ho fatto io, tutt'altro. Allora, però non venite a farci la lezioncina del Latin Lover. Basta, avete una vita, vi piace così, nessuno vi critica. No, se le vostre fidanzate sono felici così. Io stavo dicendo una cosa. È una banalità dire che è difficile mantenere la certo che può molto essere difficile. Certo può che è molto essere, ma dipende cosa uno cerca. Ma dipende cosa uno cerca. Se uno non cerca, allora, David, non è difficile. Posso dirti una cosa? Se uno non si mette nella condizione, no, ma per dire che se uno, ma non ho bisogno di autoconvincermi. Ma mi fate finire o no? Giù tutti e due. Ogni tanto devo intervenire così. Mettete giù tutti e due. Devo intervenire così perché non avete una regola. Cioè, stavo dicendo una cosa molto semplice, che quando uno sente qualcosa nei confronti di un'altra persona, quando uno sente una cosa, ovviamente la propria natura qualche volta confligge, cioè l'infedeltà è in contrasto con questa roba qua. Dunque tu sai che stai facendo una cosa che non va fatta, e dunque soffri per questa roba qua. Io qualche volta, non ti nascondo, ho sofferto per la mia infedeltà. Cioè, questo volevo dire. Una confessione a cuore aperto vi volevo fare a voi, amici, quelli che ci stanno ascoltando, a David Parenzo, ad Alberto Gottardo. Ho sofferto per la mia infedeltà e qualche volta soffro anche per la mia infedeltà. Ma che vuoi fare? È così, cioè, è così, è una. Ci dovrebbe essere un miglioramento progressivo, però c'è però sofferenza qualche volta. Perché quando un'altra persona non è come te, è evidente che tu soffri per questa roba qua. Vabbè, ragazzi, entriamo in un altro mondo, però, nel mondo magico dei gilet arancioni e di Pappalardo. Qualche giorno fa, il giornale Pappalardo ha dato una.